Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa parte numero 17 di DMC Devil May Cry per PS3. In questa missione che si chiama Fornace di Anime andremo a svolgere una delle ultime parti, uno degli ultimi capitoli del gioco, perché appunto ricordiamo sono 20 missioni totali. Abbiamo qualche cosina da raccogliere effettivamente, a giudicare dalla schermata sulla destra, e guardando l'anteprima dell'immagine mi ricordo che questa è una missione particolarmente incasinata. D'altra parte si chiama Fornace di Anime, quindi insomma già il titolo lascia presagire nulla di particolarmente buono. Negozio, potremmo andarci ad aggiornare qualche arma. Tipo, qua potremmo finire di potenziare il fucile, che tanto penso è quello che terremo sempre. Colpo carico, sì. Prendiamo questi. Potenziamo il fucile al massimo. Tanto terremo questo. Non penso che abbiamo ottenuto anche il Kablooey, che è quell'arma abbastanza potente che insomma fa esplodere delle mine una volta posizionate. Ma non penso lo utilizzeremo molto, perché non è un'arma che mi piace particolarmente. Invece il Revenant, che è la classica doppietta, mi ricorda molto il primo DMC, il primo Devil May Cry, e quindi penso lo utilizzeremo molto molto di più. La sala di Mundus si trova in cima al nucleo. Lì ti riunirai con Virgil. Stai attento. Le anime dei dannati... Bene. Sì, non ho... Non ho capito. Cat, non ho capito. Grazie. E parli nel momento in cui parte la fiammata, ovviamente non posso capire nulla. Ecco, qua bisogna stare molto attenti, perché questa cosa qua me la ricordo. Bisogna stare attenti alle fiammate. Questo qua potremmo andare o da una parte o dall'altra. Onestamente non ricordo da quale parte sia meglio passare. Anche se penso che arriveremo comunque nello stesso punto. Però sicuramente passando da una parte rispetto che all'altra ci saranno dei collezionabili da raccogliere. Comunque bisogna stare attenti a passare nel momento in cui non ci sono le fiammate, chiaramente, per evitare di essere veramente abbrustoliti. No? Mi sembra abbastanza ovvia la cosa. Bene. Oh, ciao! Ma come va? Quanto tempo? Ok. Aspetta. Guarda che bastardo che... Cosa fai? Cosa fai? L'ho fatto finire di sotto, grandissimo. Ma sta... Che roba, però... Prendiamo... Ok, gli Aquila sono molto più potenti. Sì. Ok. Nemico angelico, nemico demoniaco. Facciamo finire di sotto, così almeno... Si può? Non vai? Aspetta, se facessimo così... Aspetta. Così, e poi... Ah no, volevo spararti lontano. Beh, non ce l'ho fatta. Pazienza. Comunque, sicuramente, passando o da una parte o dall'altra, ci saranno stati dei collezionabili. Ora, io spero di passare dalla parte giusta, in modo da non perdermi nulla. In caso contrario, pazienza. Oh, aspettiamo. Altrimenti... Non mi ricordo se ogni volta mi fa ripartire da inizio livello. Se... Dovessi mai cadere, non ricordo. Tra l'altro qua abbiamo una stella vitale piccola. Buono. Se non sbaglio adesso o poco più avanti c'è un punto. Eh no, c'è l'arena grossa qua. Questo pezzo qua. E questo pezzo qua. E questo pezzo qua è veramente stronzo. Ok. Cerchiamo di... Ok, tanto questo era il punto che avevo utilizzato per sbloccare un trofeo legato alle combo. Cazzo, che dolore. Legato alle combo, perché ci sono un sacco di nemici. Mi pare per fare la combo livello 1000 c'è un trofeo, una roba del genere. L'avevo utilizzata questa sezione perché è particolarmente densa di nemici. E... Ouch! Minchia, me ne sono reso conto all'ultimo. Ok. Questo qua conviene cercare di farlo fuori il prima possibile. Anche se... Ouch! Attenzione. Morite male. Ok. Occhio. Perché quello là è veramente bastardo. Cosa ho evitato? L'ultimo, mamma mia. E c'è ancora questo. Ok, facciamo fuori quest'altro e via. E adesso concentriamoci su questo ciccione dalla pancia devastante. Savage. Ok, aspettiamo. Oh, minchia, però l'ho evitato, cacchio. Aspetta. Togliti. Eh no, ogni volta non mi dà il tempo di caricare il colpo. Figlio di troia. Oh, bene. Caspita. Ma non è finita, perché adesso c'è... Oh, figlia di troia. E cosa facciamo? Ci concentriamo prima su questa? Potrebbe essere una buona cosa. Anche se non so se ci darà il tempo di farlo. Ma noi attiviamo il demone.
Cerchiamo di farla fuori il prima possibile. Vieni qua. Ok, meno male. Perché poi gestire i due nemici assieme non è la cosa più semplice del mondo. Ok. Oh oh. Cosa fai? Chiappi le mosche. Fenomeno. E stavolta le mosche non le ha chiappate. Le ha chiappate a me. Ok. Yeah. Questa abilità è molto potente, perché ci permette di fare tantissimi danni e di stare distanti dai nemici che tanto vogliono farci il culo. Ora, noi saremmo potuti arrivare anche da là sopra, quindi teoricamente facendo tutto il giro da dietro, perché noi il punto in cui dobbiamo andare avanti è di qua, giusto? No, noi siamo arrivati di qua. Che casino, dobbiamo andare da questa parte, no? Ma avremmo potuto anche arrivare da là sopra. Quindi in realtà facendo il giro da sopra avremmo potuto vedere se ci fossero stati magari dei collezionabili, cosa che probabilmente ci sarebbe stato. Però non lo so, adesso vediamo dove dobbiamo passare, perché effettivamente non è molto semplice raccapezzarsi. Dobbiamo passare di... no, di qua no. Oh, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Se vederlo qua effettivamente è un po' intricato. Allora, di qua no, non c'è null'altro da fare perché abbiamo raccolto un'anima smarrita, quindi qua non c'è nient'altro da fare. Noi siamo arrivati dal punto in cui c'erano i due portali, questo. Quindi, teoricamente, dovremmo andare di qua allora. A parte che c'è anche una porta che ce lo indica, va bene, proviamo ad andare di qua. Non si capisce molto bene il tutto, però noi cercheremo di fare di necessità virtù. Ok. Questa parte aspettiamo un attimo per evitare di finire in stile barbecue. Ok. Ok, questo lo tiriamo. Riusciamo a infilarci prima del getto, sì. E poi dobbiamo andare di qua, giusto? Sì. Yeah. Ottimo. Ora, destra o sinistra? Chi lo sa. Potremmo andare in entrambe le parti. Ma è un po' incasinato questo livello qua. Più che altro non me lo ricordo. Aspetta, di qua. Ah, bastardone. Allora, di qua sicuramente sarà il punto in cui andare avanti, perché sono i nemici, ma saltano pure questi. Ma dove cazzo pensi di stare? Poi, mamma mia. Aspetta un attimo. Dunque, sicuramente di là è il punto in cui andare, perché c'erano i nemici che arrivavano proprio da lì. Ok. Fai fuori questo, cazzus. Dove sei? Ok. E muori, cacchio. Quindi andiamo prima di qua. Proviamo. Ok. Dunque, qua... ah, vedi, missione secondaria. E qua sotto non è che c'è anche qualcosa? No, non c'è nulla qua. Però qua c'era una missione secondaria, perfetto. Quindi l'abbiamo trovata. Arrivano anche dei ragnacci da qua dentro. E qua no, non è una missione secondaria, bensì la chiave d'oro. Chiave d'avorio, è la prima che troviamo. Consente a Nante di aprire la porta d'avorio. Wow, questa è la prima che troviamo. Non mi ricordavo ci fossero anche delle chiavi d'avorio. Quindi sarà una sfida particolarmente ostica da affrontare. Va bene, ci stiamo, ci stiamo. Tra l'altro, come detto, farò poi un episodio extra in cui andremo a fare tutte le missioni secondarie. Non so ancora se con doppiaggio o altro, però la faremo sicuramente. Una barra due, diciamo, missioni, episodi, perché bisogna vedere quanto tempo ci vorrà. È probabile che sia un episodio senza commentari, però vedremo poi come viene. Se è un episodio che vedo che si può prestare bene a un doppiaggio, bene, altrimenti lo evitiamo. Ok. Mamma mia. Ok. Fare quella missione secondaria che vi ricordate qualche episodio fa è servita sicuramente, perché abbiamo capito subito al volo come dovevamo agire qua. Allora, adesso noi dobbiamo scendere qua sotto o dobbiamo andare di qua? Che non è che si capisce molto, eh. Allora, no, penso che dobbiamo scendere di qua. No. No, 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 no. No, 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 no. Dovevamo aggrapparci qui. Ok. Così. E così. Oh, già ci aspettano. Salve. Ma com'è bello rivedersi dopo tanto tempo. Fuori dalle palle, via. Non vi voglio più vedere. Oh, che devastazione. Grandissimo.
Ma è potente questa arma, è veramente potente. Saremmo potuti arrivare anche da qua sopra noi. Aspetta, da... E però qua sotto... Ah, sento rumoreggiare. Sento rumoreggiare, da qua sopra ci si poteva arrivare. Non è che si può scendere qua sotto. Secondo me sì, solo che non voglio andarmi a incasinare male perché tanto non è un walkthrough questo. Quindi, fosse stato un walkthrough, ci saremmo buttati malamente per vedere se ci fosse stato qualcosa. Ma siccome non lo è, andiamo avanti. Che già le cose sono abbastanza complicate di suo così, senza andarsi a cercare troppe rogne. Ok, prima del getto di lava, grazie. Aspettiamo un attimo, qua c'è qualcosa? No. Lassù? Lassù è dove dobbiamo andare noi. Eh beh. Allora, là sotto c'è una sella demoniaca piccola. Che possiamo anche andarci a prendere. L'abbiamo vista, perché non andarla a prendere? Ok. Devil Trigger, no. Cazzo, grande. Questa dovrebbe riempire tutta la barra del Devil Trigger. Una volta assunta. Ok. Compenetrazione di poligoni. Pardon. E andiamo di qua. Perfetto. Altri orbrossi. Quando finisce il getto potente che mi fa sanguinare le corna, andiamo avanti. Passiamo di qua. Attenzione. Wait. Bisogna un po' aspettare i tempi del livello. Ah, qua bisogna prima demolire il passaggio. Oh, bene. Ora che l'abbiamo demolito, aspettiamo. Non possiamo passare. Ok, dimmi che non si ricrea il portale. Good. Attenzione. Tiriamo questo. E adesso qua c'è una bella sezioncina. Ma molto molto divertente. Vedete, c'è una zona bella ampia. E quando c'è una zona bella ampia, non è mai una bella cosa. Ok, ci concentriamo prima su questa. Perfetto. Ah, ma non la posso colpire quando è in balia degli Aquila. Ok, e però è lenta come la merda, quest'arma con questo nemico. Oh, bene. Tra l'altro nel frattempo l'altro nemico, se gli do le spalle, vedo che non mi attacca. Questa è intelligenza artificiale un po' stupida, cioè se a un nemico gli dai le spalle, lui non cioè tu non lo vedi ed è come se non ti vedesse neanche lui. Questa è un po' una demenzialità, E il gioco pecca molto di questo, sotto questo punto di vista. Se a un nemico gli dai le spalle, tu non lo vedi, ma neanche lui vede te. E quindi, insomma. Ok. Ah, ma quando è così non gli posso fare un cazzo. Allora, ouch! No, dobbiamo aspettare che ci carichi. Oppure che si calmi. Bene. E poi, colpo di grazia. Via! Fuori dalle palle. Oh, questo qua! Aspetta che esso torna dal portale. Ok, questi qua sono forti, ci mancava proprio, eh. Ah, bene. Vieni qua, dove pensi di andare? Ecco, chiaramente quello ora ci vede perché noi gli abbiamo dato le spalle. È un po' assurda la cosa, però è così. Oh, bene, questo l'abbiamo sconfitto. Ora, ciccione, vieni a me. Evitiamolo. Bene. Cazzottoni in da face. E poi, anzi, facciamo una bella cosa. Ah, ma non lo possiamo. Mi sono inculato male. Ho sprecato il demone. Vabbè, pazienza. Che palle, però. Ok. Dobbiamo sconfiggere prima questa qua, possibilmente. E poi concentrarci sullo spadaccino che è più forte. Ok. Aspetta. E vada boom. Vieni qua. Colpo caricato al massimo. Oh, ma ha colpito lui, infamone. Vieni qua, dove pensi di andare? Spadaccino. Sì. Vieni qua. Oh no, dovevi venire qua. Perché sei scappato da me? Vieni qua, che tanto ti colpisco anche da lontano, eh. Cosa pensi di fare? Ok, è andata meglio di quanto potessi immaginare comunque. E non stiamo mai utilizzando le armi da fuoco, eh. Ok. Ora, il nostro prossimo obiettivo sarà lassù, I suppose. Sì. Direi proprio di sì. Però veloce, Dante, perché fa un po' parte il getto, eh. Ok, mica per un pelo. Ma bruciacchiati i peli del Kyll. Ok, di qua. Questo me lo ricordavo. Ne ho trovate solo due in questo episodio. Ce n'erano in tutto 5. E vabbè.
Vabbè, vabbè, non importa. Ok, su di qua. Su di qua. Oh, per un pelo. Per un pelo mi facevo tanto, tanto male. Ma ce l'abbiamo fatta. E è finita anche la missione. Beh, comunque è andata abbastanza bene. Cioè, pensavo peggio. C'erano un sacco di incontri. Però, diciamo che è un livello di difficoltà tale da permetterci di sopravvivere in maniera dignitosa. E di sembrare anche più bravi di quelli che siamo, in realtà. Comunque è andata. Ho trovato la chiave di platino. Molto bene, molto interessante. Ho preso 2 anime su 5. Una la sentivo rumoreggiare, ma non ho visto dov'era. Vabbè, comunque niente, abbiamo fatto anche questa parte. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Manca la parte 18, 19, 20. E quindi siamo praticamente alla fine del gameplay. La prossima parte si chiama La Tana del Demonio. Quindi sarà tutto un escalation sempre più difficile. Questa sequenza di missioni che arriveranno. E quindi, come abbiamo detto, facciamo ancora queste 3 missioni. Poi facciamo un episodio barra 2 di missioni secondarie. E voglio ancora fare un episodio extra in cui vi faccio vedere tutti gli sbloccabili del gioco. Questa è una cosa che non faccio mai nei gameplay, però a livello di completismo può essere una cosa carina da vedere, soprattutto per giochi che ho completato al 100% come DMC già tempo fa. Può essere carino far vedere tutti i vari artwork piuttosto che cose secondarie che si sbloccano. E poi c'è anche, volendo, possiamo fare anche magari la modalità Palazzo di Sangue, che è un DLC. Vediamo, qualche episodio extra mi piacerebbe farlo su questo gioco, per dare un po' una visione d'insieme del gioco. Comunque, questa parte finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per aver visto anche questo video. Vi invito a mettere come sempre un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E seguitemi sui vari social per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Niente, questa parte finisce qui. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani con la prossima parte, la numero 18 di DMC Devil May Cry per PS3. Quindi, alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.